Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi un video un po' diverso dal solito. Mi trovo a Villafranca di Verona. Io, insieme a Monia Gaibotti, siamo stati chiamati a testimoniare un po' la nostra esperienza riguardo alla disinformazione in questo evento organizzato dalla Italian Outdoor Group. Il tema sostanzialmente riguarda quanti danni comporta all'immagine di un brand la mancanza di formazione nel dialogo con il consumatore finale. È un argomento secondo me molto importante. Seguiranno poi, dopo il nostro intervento, alcune clinic di noti brand e mi sembrava interessante portare sul canale un contenuto di questo tipo dove si entra un pochino più nel dettaglio, visto che tante volte non si conoscono i materiali e i prodotti che utilizziamo quando andiamo in montagna. Quindi adesso mi bevo un caffè e poi partiamo. Quindi entriamo subito nel vivo, appunto Monia Gaibotti, alpinista, fondatrice del gruppo Facebook Cuore di Ghiaccio, che conta 20.000 membri, e Matteo Peroni, escursionista titolare del canale YouTube Matteo Peroni. Prima di dare la parola a te, Matteo, ci vediamo un tuo video che ci hai portato, che ci introduce un po' al tuo canale e alle bellissime cose che fai. Quindi ci vediamo intanto al video. Bene, questo è un piccolo estratto dei tanti filmati che sono disponibili sul tuo canale, molto molto belli, ispirazionali. Ci hai portato poi, ecco, iniziamo a vedere una serie di post, perché abbiamo così selezionato una serie di post attraverso Matteo. Perché qua possiamo capire spesso il livello anche dell'informazione e della preparazione degli utenti su tutta una serie di tematiche, sia sulla cultura di montagna in generale, sia sui. Oggi appunto ne parliamo. Quindi ti chiedo subito, Matteo, avendo a che fare con tanti utenti, qual è attualmente il grado di formazione e di informazione di questi utenti e che cosa vi chiedono in particolare? E quanti magari riguardano domande in generale sulla fruizione della montagna e quanti invece sul prodotto? So che anche su questo segmento ricevete tante richieste e da lì potete anche capire un po' come sono informati questo tipo di utenti, che tra l'altro sono aumentati parecchio negli ultimi 2 anni, quindi immagino che le richieste siano state anche in crescita da questo punto di vista. Allora, io come anche Monia siamo su una piattaforma pubblica, quindi abbiamo un ventaglio di persone che ci contattano molto ampio, quindi dal più esperto a quello che si improvvisa la prima volta ad andare in montagna o fare attività outdoor. Quindi qua ho riportato alcuni esempi di persone non proprio sul pezzo, diciamo, che vedono il prodotto indossato, magari venduto bene da me all'interno del video. E allora iniziano a fare delle domande in base al sentito dire. Questo purtroppo è un tema super importante secondo me, perché tante volte chi decide di acquistare qualcosa piuttosto che qualcos'altro si basa sul sentito dire o sul fatto che ha un colore che sta bene con i pantaloni, che sta bene con la giacca. Le persone che vanno in montagna, che conoscono quello che fanno e sanno dove devono andare, non acquistano mai, quasi mai, in modo inappropriato, diciamo. Mentre gli sprovveduti tendono a, insomma, le cose che sono scomode da dire, ma a spendere meno, a prendere la cosa che esteticamente è più bella e magari quella che il proprio idolo possiede. Quindi questi sono alcuni esempi di persone che, insomma, mi hanno scritto dopo aver visto qualche video, qualche post su Instagram. E si basano appunto su quello che la gente ha acquistato.
Ecco, qua vediamo altri post che ci hai portato. Ecco, da questo tipo di interazione, quindi chiaramente capiamo quanto è importante anche che queste persone abbiano dei punti di riferimento, dei punti di riferimento per assisterli appunto alle informazioni tecniche, punti di riferimento che spesso sono anche o dovrebbero essere i negozi specializzati. E stessi, qui diciamo, passo anche a Monia su questo argomento, voi stessi avete a che fare, o avete avuto a che fare con negozi specializzati e collaborate con i negozi specializzati. Ecco, qual è il vostro punto di vista, il vostro giudizio su questo aspetto? Quindi, qual è il tipo di interazione che questi utenti hanno anche nella fase di acquisto, quindi con i negozi specializzati o magari con le piattaforme online? Direttamente così non riesco a risponderti, cioè nel senso non riesco ad essere in mezzo tra il negoziante e chi acquista. L'unica cosa che posso dire è che per quanto riguarda la mia fetta, che praticamente è solo ice cream, quindi si presentano già con le idee spesso molto chiare. Adesso io parlo un attimino di scarpone perché io parlo solo di cose, o scarpone o picozze e ramponi, sono molto limitata rispetto a lui. Però si presentano già con le idee molto chiare. Non guardano, grazie a Dio, al risparmio, però ovviamente una volta che poi sul social si fa la domanda di qual è il migliore scarpone, ovviamente poi da lì in poi succede lo scatafascio, che bene o male un po' tutti conosciamo. O cercare lo scarpone che è stato recensito tramite un post con delle domande, ha avuto più riscontro. Li ascoltano, non guardano se questo è più economico o se quello meno, però da lì in poi si va alla ricerca online dello scarpone, scelto, già scelto con le idee chiare, più economico. Questa è una brutta realtà, ma è quella. Introduco una cosa, sarebbe anche interessante che magari il venditore nel 2024, l'epoca della fruizione veloce, renda accattivante il fatto di venire in negozio. Quello secondo me potrebbe essere un buon approccio. Certo, ma su questo volevi aggiungere qualcosa anche sull'importanza di comunicare, ecco, non solo un singolo prodotto, quanto un approccio un po' più complessivo, quindi sia come materiale, sia proprio anche come fruizione di un certo tipo di esperienza in montagna. A me quello che fa sempre più paura, più si va avanti, più lo riscontro, è che ti fanno la domanda per chiederti un'informazione, ma loro hanno già in testa cosa vanno a comprare. E quello lo comprano. Purtroppo è così. Questo però per quanto riguarda lo scarpone. Io purtroppo sono sempre lì, altro non è. Ricevo tantissimi messaggi dove mi chiedono informazioni sulle picozze e sui ramponi e arrivano proprio con niente sul tavolo. Io indago cosa ti serve a fare, cosa vuoi fare, quanto puoi spendere, perché anche lì c'è una gamma infinita che non vuol dire risparmiare per quanto riguarda le picozze. Cosa vuoi fare, canali, non canali, che grado hai quando hai iniziato? E allora io, nonostante che collaboro con un marchio, quindi dovrei mandarli tutti là, a me questo non me ne frega niente, io comunque do il marchio che io reputo giusto dare in quel preciso momento. Forse perché lo sanno che io comunque ricevo un'infinità allucinante di domande, di richieste di informazione, e però qui arrivano con niente sul tavolo. Con lo scarpone, porca paletta, arrivano già con l'idea chiara e da lì non la cambiano. Matteo, tu avevi introdotto prima un argomento molto interessante, cioè il fatto di come rendere anche più accattivante o ingaggiante l'esperienza d'acquisto nel negozio fisico. E quindi qua chiedo a te, chiedo qua anche a Monia, se magari dal vostro punto di vista ci sono dei consigli o comunque dei trick che volete dare ai negozi per essere più attrattivi sia fisicamente che digitalmente, quindi anche sui social, perché appunto ribadiamo. Oggi come oggi, se parliamo di formazione e informazione, tanto passa tramite web e social. Poi chiaramente quando il cliente rientra nel negozio, vive la giornata face to face. Però insomma, sui social spesso c'è la possibilità di attrarre essere accattivanti e ingaggianti e di formare già lì in parte, se vogliamo, l'utente. Ecco, che cosa vi sentite di dire? E magari anche vedendo, so che conoscete una serie di negozi che comunicano sui social. Alcuni lo fanno bene, alcuni lo fanno male, alcuni proprio non lo fanno. Ecco, qual è il vostro punto di vista e i vostri consigli che volete dare?
Allora, io se fossi un negoziante con insomma, l'esperienza che ho maturato a livello di contenuti, farei qualcosa di estremamente breve che deincentiva l'acquisto online, come potrebbe essere per esempio un caso d'uso reale, ovvero si acquista lo scarpone online, lo scarpone arriva a casa in ritardo, non è il colore che avevamo visto sul sito, è della taglia sbagliata, mi rendo conto che non è quello adatto per le mie esigenze, faccio il reso, il pacco viene perso, insomma una serie di vicissitudini che mi portano ad avere lo scarpone che desideravo dopo un mese. Vado in negozio, mi faccio consigliare da una persona esperta, il pomeriggio stesso ce l'ho e sono pronto ad utilizzarlo. Quindi se io, non so, nell'ottica di Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, farei un video di 30 secondi dove metterei in luce questa cosa qua. Perché una cosa acquistata online non te l'ha data una persona, non te l'ha consigliata nessuno. Hai scelto tu di prenderla in base a delle descrizioni o delle persone che ti hanno comunicato qualcosa. Se vai in negozio hai una persona che ti segue e il prodotto ce l'hai subito. Quindi, non so, fai appunto una cosa del genere. Poi volevo dire una cosa, Valentina, collegandomi al discorso dell'andare in negozio. Io un po' di tempo fa, quando non ero espertissimo, sono andato da Blocco Mentale con l'idea di prendere uno scarpone. Ci siamo parlati e mi hai detto esplicitamente: guarda che per quello che devi fare tu il Gore-Tex non ti serve, non prendere quello, prendi l'altro. Quindi se c'è un po' di buona volontà da parte del cliente e una buona predisposizione da parte del venditore, secondo me riusciamo a salvarci da questo mondo di shop online. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, un argomento valido, però mi sembra di dire che c'è sempre da migliorare, quindi siamo qua oggi per questo, quindi in realtà anche i negozi più preparati e specializzati, l'importanza di tenersi sempre aggiornati e di seguire un percorso di formazione. E quindi qua ci sono delle aziende, insomma, a nostra disposizione, che tra l'altro adesso inizieranno proprio una serie di clinics molto utili e interessanti, credo se avete piacere vi fermate in parte anche voi con noi, e noi stessi siamo insomma molto così curiosi di vedere che cosa le aziende oggi ci comunicheranno. Invito i ragazzi di Acqua a venire sul palco. Grazie. Quello che sta alla base, per fortuna non siamo un'azienda d'alta moda, quindi quello che noi mettiamo dentro il prodotto sono giustificazioni funzionali. Cioè pensiamo a quali sono le funzioni che deve svolgere il prodotto. E anche all'interno della stessa funzione ci sono diverse interpretazioni, perché lo vedete, quando fate un'attività in montagna l'attrezzatura cambia molto a seconda da chi lo utilizza, quindi come approccia la montagna la persona che lo utilizzerà. C'è chi vuole essere più rassicurato, avere un'attrezzatura più protettiva, c'è chi invece vuole essere più leggero perché è abituato ad affrontare la montagna in modo diverso. Un'altra questione che qualcuno dice non interessa a nessuno, a noi interessa quello di riuscire a fare prodotto in maniera il più responsabile possibile. Dico il più responsabile possibile perché siamo produttori di calzature, in quanto produttori non siamo sostenibili. Non siamo sostenibili perché prelediamo risorse, li trasformiamo in prodotto usando energia, li consegniamo a voi, poi li consegnate all'utilizzatore che prima o poi diventerà spazzatura. Quindi questo per noi è chiaramente non sostenibile. Magari nel futuro lo diventerà, noi non siamo abbastanza grandi per cambiare le sorti dell'universo da soli. Quello che siamo in grado di fare però è studiare, andare a vedere il processo, capire bene cosa stiamo facendo e come, e cercare di dare il nostro contributo. Uno di questi modi è stato quello di andare a calcolare l'impronta di CO2 dei nostri prodotti. E già questo ci ha dato una serie di informazioni abbastanza corpose, soprattutto il fatto che la grossa parte dell'impatto in termini di CO2 viene dalle materie prime. Allora, abbiamo iniziato questo studio a utilizzarlo per noi, per cercare di fare meglio quello che facevamo, e abbiamo pensato di metterlo a disposizione anche dei negozianti. E allora abbiamo fatto lo studio del calcolo dell'impronta di CO2 per un prodotto per categoria: alpinismo, backpacking, trekking, fast hiking, con prodotti fatti in Asia e prodotti fatti in Europa. In modo che se qualcuno di voi vuole avere un'idea
di quale potrebbe essere l'impatto in termini di CO2 della propria parete di calzature, prende il dato dell'alpinismo, lo applica alle paia di scarpe d'alpinismo che vende e ottiene la parete alpinismo quanto vale, quella backpacking, quella trekking e via di seguito. Io sono Vittorio, mi occupo del marketing. Volevo aggiungere solo qualcosa in chiusura, no? Un po' riferendomi a quello che è stato detto durante il breve incontro con Matteo e Monia. Fa molto la differenza la qualità della formazione dal nostro punto di vista e questo attiene alle scelte che fanno le aziende. Un'azienda magari è un po' più brava a comunicare la parte emozionale, ha più risorse per farlo o comunque fa delle scelte, e un'azienda magari si concentra di più proprio sul contenuto, sul contenuto tecnico, sulla relazione con il cliente per trasmettere tutte queste informazioni. Qui facciamo chiaramente sintesi, no? Però chi ci conosce magari da un po' di tempo sa che ad esempio le porte della nostra azienda sono sempre aperte e quando si passa in fabbrica e si sta con noi magari una giornata insieme a Giulio e insieme alle altre persone che si occupano di sviluppo prodotto, cambiano un po' le cose in termini proprio di consapevolezza tecnica specifica per quello che riguarda diciamo tutte le caratteristiche funzionali del prodotto, ma cambia anche proprio il livello di consapevolezza rispetto a quanto importante sia fare attività di formazione. Non abbiamo altro da dire, vi ringraziamo per l'attenzione, buona giornata. Allora, la traspirabilità a livello di membrana è equiparabile, nel senso che una membrana piuttosto che un'altra ormai sia di impermeabilità che di traspirabilità più o meno sono lì. Quello che cambia è un po' la sensazione, nel senso che spostando la membrana sullo strato più esterno, che sia una calzatura, che sia un guanto, cosa succede? C'è più aria all'interno che circola. Quindi se ad esempio facciamo l'esempio della calzatura, il piede suda, magari con Gore-Tex la membrana è appiccicata a quello che è il piede, quindi comunque non c'è del ricircolo d'aria. Invece noi spostando la membrana c'è la fodera prima e c'è tutto uno strato diciamo di aria che circola, quindi la sensazione di maggiore traspirabilità a livello proprio di prestazioni in sé più o meno si equivale. E anche nel guanto una cosa importante è che questo guanto qua, che è quello che abbiamo fatto fare, adesso ve lo passo, è molto leggero, non ha imbottitura, eppure è un guanto da cascata di ghiaccio. E voi direte, vabbè, ma allora è freddo. No, in realtà no, perché una volta che la mano si scalda, nel senso quando fa attività la mano si scalda, il calore rimane lì. Perché? Perché non c'è uno strato di acqua che ferma, che raffredda quello che è il calore che tu generi. E quindi sono abbastanza caldi nonostante non abbiano l'imbottitura. Il programma Repair If You Can quindi vuole promuovere e soprattutto anche comunicare quello che è Vibram, quindi è un modo anche per conoscere Vibram a 360 gradi. Non a caso qui io ho una serie di scarpe che non partono con suola Vibram e che poi a cui può essere applicata la suola Vibram, che è un processo non del tutto differente da quello che fa un'azienda che decide: ma io perché ci dovrei mettere la suola Vibram? Questa cosa non succede più solo a porte diciamo chiuse o a casa ACU, ma può succedere anche con il famoso consumatore finale. Quindi diciamo che vuole essere anche un approccio di consapevolezza del consumatore in quello che consuma, in quello che utilizza. Ok, quindi come io la trovo su ACU e la posso rimpiazzare come una parte originale che devo rimettere per le qualità e caratteristiche che ha quella suola, oppure posso anche provarla una tantum per dire su un paio di scarpe che non ce l'hanno. Forse ecco la Nike in questo senso potrebbe essere il migliore esempio di una suola, di una scarpa che non pensi che avrà mai Vibram, ma tu come consumatore finale ce la puoi mettere tramite il nostro network di calzolai. Quindi noi abbiamo notato, ripeto, 7 anni, io sono stato passato tutta la mia vita su un camion della Vibram che andava in giro, che obiettivamente c'è una richiesta enorme di allungare la vita del prodotto, e questo tramite risuolatura.
le aziende si stanno adeguando a questa richiesta su tante cose, non è solo la legge che cade dall'alto dell'Unione Europea, ma anche quello stesso è lo stesso cliente, lo stesso utilizzatore intelligente, sensibile, che dice: ma lo devo proprio buttare questo paio di scarpe o questa maglietta? Questo naturalmente crea una serie di opportunità che noi abbiamo declinato cercando di creare ovviamente delle nuove opportunità di business, di vendita, cioè che è un discorso anche banalmente che serve per far entrare la gente in negozio. Vediamo che ci sono già delle realtà retail importanti che hanno messo in primissimo piano, cioè in vetrina, il laboratorio. Quindi la sfida è, sì, va bene, Corrado, molto bello, io sono, non sono un commerciale, sono un rappresentante tecnico, cioè io vado in giro a spiegare perché noi facciamo le migliori suole. Però poi la domanda sorge tra persone coetanee, intelligenti e capaci, dico: sì, va bene Corrado, ma io ci devo campare con il negozio, come faccio a integrare questo modello, questo sistema, come faccio a mettere un laboratorio di suolo, poi a vendere le stesse paia, come metto d'accordo con l'azienda che poi mi deve dare suolo in più? Cioè, ci stiamo iniziando a fare questi ragionamenti e poi vi farò vedere un esempio di chi lo ha proposto come priorità e non solo come servizio cosiddetto aftermarket, cioè dopo la vendita, come una sorta di servizio cliente. Quindi noi facciamo un'attività di supporto enorme. Adesso mi voglio mettere in competizione con te, Matteo, ma io se vado da qualche parte due esercizi devo fare e devo raccontare un sacco di belle cose, e a me non mi danno niente in più, prendo sempre lo stesso stipendio del cavolo. Figure se non sono io, come dipendente libero da 18 anni, obbligato in qualche modo a selfarmi e a comunicare. Fermo restando che naturalmente tutti voi blogger, influencer e quant'altro siete fondamentali, perché andate a parlare a della gente che veramente non ha idea di cosa succede, secondo me, quando si inizia a pensare ad andare in montagna a fare un'esplorazione. Ma veramente zero, anzi, aggiungo, questo è un pensiero di Corrado Ciampato. Secondo me dovreste fare molto di più a livello di formazione. Te lo dico come educatore al consumo e alla formazione vendita. Io formo persone che vendono e promuovo prodotti a persone che comprano. Sono proprio il cerniero, ok? Potete fare molto di più. Cioè l'inspiration, secondo me, è, come si dice, se vogliamo dirlo in inglese, è overrated. Tutti stanno ispirando, quanta gente sta dicendo si fa così. Si fa colà, hiking significa questo, camminare significa questo, se cammini non corri, se, ok? Cioè proprio a prenderla un po' in modo semplice, e anche un po' didascalico, potrei dire, senza nulla togliere. Però ogni tanto io nella comunicazione di massa che tengo sui social avrei anche un modo un po' puntuale, capito? Un po' formativo, perché siete voi i nuovi formatori, che giustamente non devi essere una guida alpina se stai parlando a gente che fino a ieri ha fatto lo struscio a Roma. Che poi sono i clienti che ci interessano, secondo me, perché sono quelli nuovi, perché quelli già rodati, quelli come me, come potrebbe essere Matteo, vanno da soli, ci trovano già. La cosa importante per me sarebbe parlare a questi nuovi: ma sapete che si può fare questo e quest'altro, in questo e quest'altro modo? Questa è una provocazione, tra virgolette. Iniziamo con la presentazione in Terrino. La vera novità è l'Ultralight Adventure sul mercato. Per chi fa un'attività molto veloce e ha bisogno di un prodotto leggero, ad oggi sulla tenda opposto non può avere una tenda che pesi 1,3 kg, 1,4 kg, deve stare sotto il chilo. Vi rendete conto che siamo ulteriormente scesi di dimensioni e di peso? Ovviamente l'ultimo grafico che vi faccio vedere è questo. Qui la leggerezza è il target principale. Ovviamente sì, per poter arrivare a questo livello si è lavorato a rendere il più compatto possibile, diciamo, la zona vivibile, ma sempre un buon compromesso per poter vivere, e poi si è lavorato sui materiali, andando ad avere dei materiali ulteriormente leggeri, ma come dice anche il grafico e come vi ho detto all'inizio, la funzionalità non deve essere, cioè non deve scendere di qualità. Non vi devo dare un tessuto che si strappa, per farvela facile, ok? Abbiamo inserito 3 modelli di tende, Puma 1, Puma 2 e Blow. In questo caso qua, come vi dicevo prima, siamo con un posto al di sotto del famoso chilo e con i 2 posti siamo al di sotto dei 2 chili. Questa è la novità più importante. Il vantaggio della tenda è che quando la monto ho comunque lateralmente un abside autoportante, perché il palo viene montato e quindi me la regge su, non devo picchettarla dalla parte dell'abside. È stata studiata quest'abside
vedete qui, sagomata per creare un ulteriore spazio in questa zona. Infatti vi faccio vedere che dalla camera c'è uno blocco che può essere aperto per poter riporre il materiale che ho in più al di fuori della camera senza dover uscire dalla camera. È stato fatto anche un lavoro di pulitura e di restyling delle custodie, come vedete qui. La custodia ha tutte le cuciture nastrate, quindi diventa una sacca impermeabile. Quindi io se la voglio montare, per esempio, vado via in bici, non ho bisogno di mettere un secondo sacchetto di protezione perché già lei è completamente impermeabile. Allora, vi descrivo un po' velocemente cosa abbiamo fatto in questi 3 anni per quanto riguarda gli zaini Ferrino, con come ultimo step di questo progetto che abbiamo chiamato Progetto Z, l'inserimento di uno zaino che andrà nei negozi a partire da adesso, che si chiama iPaster. Il fine del progetto era ridurre il consumo di energie. Voi considerate che una persona, il metabolismo basale, quindi quanto consumo io a riposo, se la temperatura corporea di una persona aumenta di 2 gradi, il mio metabolismo basale consuma il 25% in più. Immaginatevi cosa vuol dire 2 gradi di differenza. Quindi immaginatevi cosa vuol dire sul dorso di uno zaino ridurre la temperatura di 2 gradi. Immaginatevi voi. Se avete 36,5 di temperatura interna o 38,5, non so come dire, 2 gradi. Sembrano pochi, ma nell'ottica di quanto consuma il nostro corpo, il nostro metabolismo, è un'enormità, 2 gradi. Ci sono delle forme che si chiamano auxetiche. Ci sono diversi modelli di forme auxetiche. Cosa ha come caratteristica fondamentale il disegno auxetico? E quando io un'imbottitura tendo a strecciarla, l'imbottitura tende a sottigliarsi, e tutti sapete benissimo con uno spallaccio che si assottiglia, taglia la schiena, e i buchi che io creo tendono a chiudersi, perché lo spallaccio, quando io vesto lo zaino, si streccia dovuto al peso, ok? La forma auxetica ha questo famoso coefficiente di Poisson negativo che ti permette che quando io streccio l'imbottitura, lei tende ad aprire i buchi, vedete? Quindi il lavoro grosso è stato quello di cercare di trovare una forma e una soluzione tecnica che mi permettesse di utilizzarlo negli spallacci di uno zaino. L'auxetico mi tiene, quando io a parità di spallaccio, la temperatura a fine test di 50 minuti era circa 1,5 gradi più bassa, a contatto con il corpo, e mi era più caldo all'esterno sull'auxetico. E quindi ho abbassato quel famoso range di 2 gradi dell'utilizzatore, che erano quelli da cui siamo partiti a fare tutto il ragionamento. In pratica il sistema non è mai stato utilizzato e quindi è stato brevettato da Ferrino, quindi nessuno ha mai applicato un sistema auxetico sugli spallacci e sulla cintura vita di uno zaino. Al momento noi l'abbiamo applicato solo sullo spallaccio, ma comunque il sistema è stato brevettato da noi perché era innovativo nell'applicazione di un sistema auxetico sullo zaino. E da qui nasce, come vi dicevo, iMaster. iMaster è uno zaino estremamente pulito e razionale, ma ha tutte le caratteristiche tecniche degli zaini da hiking, quindi tasche laterali, porta bastoncini, è compatibile con l'helmet holder, ha i nastri addizionali porta materiali amovibili, il coprizaino, multitasche, 2 tasche sulla fascia vita, tasca sul cappuccio, ed è compatibile col sistema di idratazione. Avete in proposta uno zaino, quindi con il bastino in acciaio, quindi con il sistema Dry Net System, con un peso che va al di sotto del chilo. Noi oggi con i Finisterre eravamo 1,3 kg. Con questo prodotto riuscite ad avere un prodotto con il dorso super areato, con un peso che sta al di sotto del chilo. Basta.